Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera. Buonasera a tutte e a tutti. Va benissimo. Segretaria, l'accelerazione del governo, diciamo, sulle spese militari, anche questo miliardo portato in dote. Faccio una dichiarazione sull'autonomia differenziata, entro che siamo già in ritardo di 20 minuti. Allora, è una giornata importante anche questa, come quella in cui abbiamo firmato qualche giorno fa un quesito referendario per bloccare l'autonomia differenziata che spacca in due questo paese, che aumenta le diseguaglianze, e saranno soprattutto le donne e i giovani al sud a pagare l'aumento di queste diseguaglianze. Noi non lo possiamo accettare, vogliamo difendere l'unità nazionale, contestiamo l'idea, che fa male anche al nord, di 20 diversi sistemi di politica energetica, quando ce ne vorrebbe uno solo europeo per abbassare sia le bollette alle imprese che alle famiglie. È una giornata importante, dicevo, perché questa mattina il Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna ha approvato i quesiti. Come sapete, anche le regioni in cui governiamo si stanno muovendo per rafforzare questa battaglia contro un'autonomia che spacca in due il paese e contro un'autonomia portata avanti da una sedicente patriota. Io non ho mai visto una sedicente patriota spaccare in due il paese per un accordo di potere. Grazie. Grazie a tutti, ragazzi.